Ciao. Detto così. E volevo fare un video, diciamo, regali, no, non regali, cioè consigli su magari dove poter prendere i regali. Dato che io ho preso alcuni regali qui e poi circa un mesetto fa sono stata al loro evento dove mi hanno appunto presentato la collezione del Natale. Oggi è il 17 di dicembre, sono ovviamente quasi le 9. Io faccio questo videino perché ovviamente volevo tirar fuori la roba dalle borse per poterla utilizzare, e quelle che invece ho preso per i regali tra un po' li devo dare. E quindi vi faccio vedere delle cose carinissime che mi avevano lasciato quando sono stata. Avete già visto il vlog, probabilmente, non mi ricordo com'è che si chiamava, comunque ve lo lascio qua. E secondo me sono delle idee carine per il Natale, perché io adesso vi faccio vedere. Così poi porto tutto in bagno. E allora cominciamo da Stardust, che è una bomba da bagno. È fatta a forma di stella. Non volevo aprirla, ma ve la apro per farvela vedere. Cioè, è bellissima. Ha un profumo spettacolare. Mamma, che buona! È questa qua. E esplodendo praticamente diventa multicolor. E secondo me, tipo, io non ho la vasca. Oddio, io che sono vestita di, ecco perché non volevo tirarla fuori. Perché io sono vestita di nero, queste cose qua lasciano andare un pochetto e divento bianca. Comunque, vi leggo la descrizione di Stardust. Dice, vabbè, bomba da bagno. Un turbine di stelle multicolore esplode nella vasca da bagno per regalare uno scintillante bagno blu al profumo di essenza assoluta di vaniglia e olio essenziale di palissandro. Un tuffo dolce e calmante in un bagliore di acqua di stelle. Il prezzo è di 4,50 euro. Per un pensierino, per un'amica, per un parente, qualcosa. Io la utilizzerò dato che non ho la vasca, o meglio, la vasca ma è vecchia, vabbè, lo sapete, comunque non faccio il bagno lì dentro. La utilizzo per farmi i pediluvi in questo periodo, poi soprattutto i miei piedi ne hanno assolutamente di bisogno. Poi ci hanno lasciato, no, vabbè, la gelatina da doccia. A me è capitato Snowman, che è questa qua. E sono stata veramente contenta che mi è capitata questa perché era quella che preferivo. Snowman viene 6,50 euro per 100 grammi, quindi questa qua, un altro pensierino carino. E l'omino che ti aspetta sotto la doccia perché è fatto a forma di omino, come potete vedere qua. Questa, vabbè, è l'altra novità del Natale. E dice la doccia più divertente per omini e donnine che vogliono profumare di frutta. Quindi io lo trovo tanto carino anche quello. Poi una cosa che invece mi sono comprata io è il fate voi, questo qua, e l'ho pagato 6 euro. Io adoro il profumo del fate voi. L'ho provato quando sono stata all'evento Lush e sono andata a comprarmelo. L'unica cosa che mi perplimeva un pochetto è che ha dei brillantini sul fondo. Non so se vedete, io qua l'ho già utilizzato questo. Non so se vedete i brillantini, forse sì. Quindi avevo paura che mi restassero sul corpo, così invece assolutamente no. E il fate voi, appunto, Snow Fairy, è il gel doccia ufficiale delle fate. Il più rosa e dolce che ci sia, con i suoi brillantini incantati, ogni doccia è una nuova magia. Zam. Poi c'è il Regina di Rose, che invece questo mi è capitato, cioè me l'hanno dato quando sono stata all'evento. Questo costa per 100 grammi 7,95 euro. E è buono, eh. Dice romantico e floreale con un sontuoso profumo di rosa e olio di argano idratante. Che spettacolo!
A me mi ricorda anche un po' il quello al miele, il non mangiarmi, qualcosa del genere. E comunque secondo me, cioè 6 euro questo, 7,95, cioè tipo per dei pensierini alla fine sotto i 10 euro ci sta. Poi un'altra cosa che mi era capitata è questa qua, è il Fairy Dust, che devo vedere però quanto costa, perché non lo so. Questo fa sempre parte delle, insieme al, eccolo qua, il Fairy Dust. Sono delle polverine profumata, allora, profumate. Nevicate di stelle per far scintillare la tua pelle sotto l'abito da sera o tra le lenzuola, qua dice. Questo dice, Fairy Dust, esprimi un desiderio, ricopriti da capo a piedi con questa polverina dolce e scintillante e lanciati in una magica avventura. Viene 8,50 i 70 grammi, quindi questo. Quindi per... io ve la faccio vedere. No, ne ho messa troppissima. Il bello della diretta. Però l'avevo già provata da Lush, quindi so perfettamente com'è. Ha un profumo stupendo. Non so se vedete. Comunque è un tripudio di brillantini. Quindi per le feste o se no io la trovo molto carina, secondo me anche per l'estate. Da mettere, allora la trovo carina. Poi io d'estate non la metterei perché sudando tantissimo, figurati i brillantini mi vanno tutti nelle pieghette delle mani. Però per l'ultimo dell'anno, chi di voi va a fare baldoria o la vuole regalare a qualcuno che va a fare baldoria, molto volentieri, cioè alla fine appunto non è che costa chissà quanto. E poi ci hanno dato il fan Santa, che è quello appunto rosso, oro, nero e bianco, che si stacca a pezzettini, si può vabbè modellare e poi ci si può lavare. Questo qui non mi ricordo quanto costa. Se sentite un rumore allucinante è la ventola del mio computer. Che sentite? Probabilmente è un po' sporca e boh, niente, quindi fa rumore. Quello non mi ricordo assolutamente quanto costava, però non fa niente, dai. Ve lo lascio magari scritto quando vado a vedere. Vi faccio vedere anche altre cose, altre novità, che vi faccio vedere un po' tutte le novità del Natale. Che secondo me ci sono delle cose che sono carinissime. Poi ci sono le bacchettine magiche. Qua c'è il computer che sta facendo gli affari suoi. Queste, mamma, sono troppo carine. Questo qua appunto è lo Snow Fairy, quello che vi ho fatto vedere prima. Il balsamo corpo, la crema da doccia, lo scrub corpo. Questa è la gelatina Santas e lo scrub, che però avete visto nel vlog sicuramente. Questa è la polverina che avevo fatto vedere prima. E boh, basta. E vi faccio vedere io anche, dato che comunque ho preso dei pensierini da Lush, eccoli qua. Ve ne faccio vedere uno che costa, se non mi sbaglio, sui 24 euro. Ah, non c'è il prezzo. Comunque il regalino è questo. E qua dentro trovate scritto praticamente quello che c'è. C'è un pezzo di saponetta di Baked Alaska
120 grammi. Poi c'è, madonna mia, sto computer. C'è una crema da doccia e poi c'è, ho preso perché c'era dentro questo, perché io lo adoro, il pupazzetto di neve in gelatina. Dato che le persone che regalerò, che ho preso questo regalo, non hanno mai utilizzato Lush e quindi sarà la loro prima volta e boh. E poi quando sono andata invece l'altra volta, perché anche questa volevo farvela vedere, mi hanno dato la So White. Non la apro solo perché ho i pantaloni che praticamente sono bianchi, ma la So White è... vediamo se la trovo. L'avevo trovata prima. Volevo farvela vedere. Perché è bellissima, questa la trovate nel vlog, invece ve lo lascio qua, di quando ho fatto quel percorso bellissimo alla GAM qua a Torino, e la trovate lì mentre si scioglie, che diventa di tutti i colori. La So White è questa e costa 4,95 euro, sono 200 grammi. E dice: bianca immacolata, si scioglie nell'acqua per rilassarti con il suo tenero cuore di rosa e mela. È buonissima, perché lascia la pelle proprio morbida. Noi l'abbiamo provata sia quando eravamo in negozio che poi alla GAM. Ti lascia la pelle veramente morbida e un buonissimo profumo, tra cui la mela che si sente particolarmente. E niente, queste sono state, diciamo, le mie idee regalo Lush, diciamo così. Questi qua sono tutti i regali miei. Io adesso, in questi ultimi giorni qua, ne ho preso solo uno per il momento di regalo che dovevo prendere, perché sto ancora pensando a cosa prendere, però so già che per un'amica, un pensierino voglio questo qua assolutamente. E spero vi possa essere utile. Appunto, sono tutti pensierini sotto i 10 euro, quindi cose proprio non tanto impegnative, che però fanno tanto piacere. Io adesso vado a lavarmi. Il rossetto che ho su è Candy Cane di Mulac, anche se questo telefono cambia un pochetto i colori, però non fa niente. E vi mando un bacione, come al solito, se aprite la finestra il mio bacio vi arriva, e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Mi piace, però non è nero 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 nero. Adesso io voglio fare una prova, perché ne ho comprati altri due in gel adesso, e voglio fare una prova per vedere.